Dopo un anno di lavoro siamo pronti, il 27 si accendono le luci sulla terza edizione del festival. Arriveranno gli artisti da tutta Italia come ogni anno per riempire una notte di colori. Al centro dell'evento non c'è il concorso, ma ci sono gli artisti che riempiono la città. Quindi i teramani, i turisti potranno godere dell'arte che nasce. Questo è l'obiettivo del festival. Nella pre-registrazione sono 150 tra bambini e adulti. Qualcuno potrebbe mancare o qualcuno potrebbe ancora iscriversi. Come molti non vogliono la pubblicità iniziale, quindi arriveranno all'ultimo momento. Però comunque oggi Extemporanea è un evento conosciuto in tutta Italia. Gli artisti non hanno più bisogno di essere invitati perché comunque è un evento di riferimento sul panorama nazionale. Ci sarà una sezione dedicata agli under 12, bambini da 4 a 12 anni che potranno partecipare e dipingere, scarabocchiare, disegnare vicino a degli artisti e dei maestri. Questo è un gioco, ma tutto l'evento deve essere un gioco perché l'arte deve essere principalmente gioco. E i bambini messi davanti vicino, a fianco agli artisti, professionisti, creeranno una suggestione nuova. E poi c'è la sezione fotografi. Quest'anno stiamo invitando i fotografi a venire a Teramo a immortalare la notte dell'arte. Poi potranno post-produrre l'opera e anche le opere scattate durante la notte parteciperanno a un concorso e quindi ci sarà un premio durante la mostra che faremo a fine ottobre, a fine settembre, a cavallo con ottobre.